Mercoledì 27 dicembre, bentornati in studio per le consuete notizie del nostro giornale. Le indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Sciacca, guidata dal capitano Marco Ballan, in sinergia con i militari della stazione di Menfi, si sono estese anche sulla madre, che vive a Menfi, della tredicenne costretta alla prostituzione. La minorenne venne trovata sere fa a bordo di un'autovettura guidata dal 61enne di Gibellina, PC. Le giustificazioni dell'uomo, che disse che la tredicenne era sua parente, non convinsero i carabinieri. Ora anche la mamma della ragazzina è indagata per lo stesso reato in capo all'uomo, cioè di istigazione alla prostituzione. L'auto guidata dal 61enne venne fermata dai carabinieri in piena notte sulla strada denominata Fondovalle. La vicenda insospettì i carabinieri di Menfi in servizio quella notte. Nel giro di poco intensificarono le indagini e arrestarono l'uomo. Secondo le investigazioni, l'uomo avrebbe condotto la minorenne nel suo ovile per farla prostituire con due romeni. Misteriosi boati notturni mettono in apprensione da alcune sere gli abitanti del quartiere Perriera. Si tratta di botti di petardi o di esplosioni. I botti si verificano nel popoloso quartiere residenziale, ma vengono avvertiti anche da altre zone della città. Potrebbe trattarsi di petardi, ma evidentemente di potenza elevatissima e mai sentiti prima. Ma c'è chi giura che si tratti di boati provenienti dal sottosuolo. L'unica certezza fra tanto mistero è che non si registrano problemi a edifici o persone. Vigili del fuoco e forze dell'ordine non registrano situazioni di pericolo o danni. Sul social network nel frattempo impazzano i commenti e si eseguono ipotesi di ogni tipo. Continua l'attività nazionale della schermitrice saccense Siria Mantegna. La rappresentante dell'Associazione Sportiva di Scobolo è a Roma, dove gli azzurrini della Sciabola, al quartier generale del Centro Sportivo dell'Esercito, al quartiere Cecchignola, si radunano per la preparazione. Il gruppo rappresenta il futuro della sciabola italiana e femminile della nazionale e l'attenzione su Siria Mantegna è molto importante in vista del futuro sportivo di quest'atleta. Sesta lo scorso mese a una prova di Coppa del Mondo Under 20. Incontro di fine anno con la stampa del sindaco Francesca Valenti e degli assessori della giunta comunale. La conferenza stampa è stata indetta per venerdì 29 dicembre 2017 con inizio alle 10 nella sala giunta del Palazzo di Città. L'amministrazione comunale porgerà gli auguri agli operatori dell'informazione e con l'occasione traccerà il bilancio dell'attività svolta negli ultimi 6 mesi del 2017, esprimendo gli auspici per il nuovo anno. E infine la 2 giorni di arte e spettacoli promossa dall'associazione Ritrovarsi ha regalato alla città di Sciacca un'opera d'arte che si può ammirare in pieno centro storico. Sciacca si sveglia con un dono che l'associazione Ritrovarsi ha voluto regalare alla città, supportata dalla sensibilità di alcune attività locali. L'opera, realizzata dall'artista Angelo Crazione, è stata realizzata dal muro esterno dello Spazio K, un luogo di cultura nato qualche tempo fa nell'antico quartiere ebraico in via San Leonardo. Spazio K è un luogo in cui le idee e la creatività si fondono e hanno libera espressione. Per il momento è tutto, ci fermiamo qui. Gio Prestia per il Corriere di Sciacca.it.